È surreale, è surreale, ragazzi. Quello che sta succedendo è surreale. Credo nessuna squadra in tutto il mondo gli sia mai successa una cosa del genere. Qui, ragazzi, stiamo parlando di un thriller che neanche Hitchcock avrebbe scritto. Veramente, sono schifato da tutto. Sono nauseato, sono stanco, sono annoiato, non ne voglio più sapere nulla. Veramente, il calcio mi sta nauseando. Questa convinzione qui che un cinese maledetto ci debba mettere in ostaggio mi sta facendo impazzire. Un like, un vai a fare in a Yongong Lee, ma proprio con il cuore. Schiacciate quei like, spaccate il computer mentre lo schiacciate, fatelo anche per me. Dovevano arrivare i 32 milioni di euro oggi. Oggi è la giornata decisiva, vi avevo detto ieri. Arriveranno questi 32 milioni di euro oppure venderà la società? Farà tutto oggi? Siamo arrivati all'ultimo momento. Cioè, non arriveranno questi soldi, non ci saranno, questi 32 milioni non arrivano. Cioè, questo ragazzi veramente ha perso la società così? Cioè, io non lo so, io non può essere logico. Cioè, qua stiamo scherzando. Cioè, qualcuno ci dirà qualcosa prima o poi. Cioè, questo ragazzi ha perso la società, le banche cinesi sono chiuse, non potrà più arrivare il bonifico, tranne se non arriva da qualche parte. Ora, i termini fin quando scade non ci sono, alcuni parlavano di mezzanotte, ma questi soldi dicono che dovrebbero arrivare lunedì. E Fondo Elliott ancora non ha parlato. Cioè, può decidere di non dargli queste 48 ore in più, si prende il Milan. Cioè, questo ragazzi rischia di perdere tutto. Cioè, questo sta trattando per la cessione del Milan con commisso da un mese. E ha sempre detto no. Per arrivare oggi a perdere tutto, io non ci credo. Scusatemi, ma questo non è umano. Io non ci credo. Non posso credere che uno che ha la possibilità di vendere, anche se magari non ha guadagni, anche se perde qualcosa, è arrivato al momento in cui non. Io non. È disumano, ditemelo voi, è disumano. Cioè, veramente, io vorrei parlarci con questo tizio. Cioè, mi sta facendo impazzire. Ci sta prendendo in giro, è arrivato all'ultimo giorno. I soldi arriveranno, i soldi arriveranno, i soldi arriveranno. Ci cioè, siamo arrivati alle 6:30, non ci sono questi soldi, non arriveranno mai, dovranno arrivare lunedì. E Fondo Elliott sembra non voler dare queste 48 ore, almeno queste erano le ultime notizie. Ora spero su Dio che il Fondo Elliott non gli dia queste 48 ore. Ma perché non ha venduto? Perché non ha venduto prima? Cioè, ragazzi, vi rendete conto che questo perde tutto? Cioè, mi viene difficile spiegarvelo perché non c'è una logica. È come quando dite questo è pazzo. È impazzito, tutto un tratto, boom, gli è preso un embolo in testa ed è impazzito. Non c'è una spiegazione umana. Uno che compra una società, investe soldi, fa degli imbrogli suoi di casa sua, poi arriva il momento in cui capisce che non può più mantenerla, arrivano dei cazzo di americani con dei soldi che ti dicono: senti, firmiamo. Vabbè, non è magari una cosa ottima, però devi fare un aumento di capitale. Io non ho i soldi, me li anticipa il Fondo Elliott, gli devo ridare entro il 6. Il 6 è arrivato, io i soldi non li ho dati. E ora? Cioè, allora, la cosa più logica è che lui sa già che il Fondo Elliott gli darà queste 48 ore, i soldi arriveranno lunedì, lui conserverà ancora il Milan e poi lo venderà a Ricketts, commissa, a chi cavolo vuole lui, basta che si tolga dalle palle. Questa è l'unica cosa logica, che lui sappia già che Fondo Elliott gli abbia dato queste cose e noi non lo sappiamo. Perché se no, veramente, cioè, superiamo la pazzia umana. Cioè, io veramente sarei contento e sbalordito allo stesso tempo se questo va a fare una cosa del genere e perde la società. Cioè, se questo perde la società e va a zero, vi giuro ragazzi, cioè faccio 10 video solo di io che ballo, solo di io che ballo e festeggio se questo perde tutti i soldi. Anche se credo non sia possibile, non è, cioè, sei stupido, cioè, qua uno non può essere arrivato a 50 anni, aver fatto un sacco di soldi perché alla fine 50 milioni li ha cacciati, 500 milioni che cavolo sono, ed essere stupido. Non è stupido ragazzi, Yongong Lee non è stupido. Cioè, ci sta facendo impazzire, questo mi sta facendo impazzire! Mi sta facendo impazzire! Io non so che fare, ragazzi, non so che dirvi. Fonti certe dicono che questi soldi non arriveranno, le banche cinesi sono finite. Io sto sudando, io non so più che dire. Basta, ragazzi, ditemi voi, fatemi sapere voi cosa volete dire, cosa volete fare. Io, a me, cancellatemi, eliminatemi, lasciatemi perdere perché io non so più che dire. Io sono senza parole. C'è uno che è arrivato a questo punto che doveva vendere, non vende pur di perdere. Io sono convinto che lui sa che gli danno altre 48 ore. Se non gli dà le 48 ore Fondo Elliott, cioè Fondo Elliott, io ti amo, ti sposo, vengo lì e ti ingravido.
Se gli dai le 48 ore vuol dire che era tutto già organizzato e allora non ci hanno lasciato un giorno come dei pazzi sulle spine ad aspettare come dei ritardati così a fare oh Mazzarri, sembriamo Mazzarri con l'orologio, sapete quel meme che fa così? Ma i soldi di Yong Gong Lee sono arrivati, ecco fate i meme con Mazzarri e scrivete ma i soldi di Yong Gong Lee sono arrivati e taggatemi su Instagram. Ciao, Yong Gong Lee, ma te possi non ammazza.